È tempo di incontri fra l'amministrazione comunale e i rappresentanti dei quartieri Faentini per conoscere problematiche e proposte avanzate direttamente dai cittadini. Ieri sera è stata la volta del quartiere Centro-Sud. Oggi siamo andati ad interpellare direttamente i cittadini della medesima zona, concentrando maggiormente l'attenzione nell'area al di fuori delle mura. L'assessore evidenzierà dei nuovi strumenti per appunto il bilancio partecipato affinché la popolazione dal basso riesca a dare dei suggerimenti alla pubblica amministrazione. Quali saranno le vostre proposte? Ma ne abbiamo veramente tante, perché le segnalazioni ricevute in questo anno e un mese, praticamente da quando ci siamo insediati, sono ben 115, quindi non è il caso di elencarle tutte, però la principale è lo spostamento dell'attraversamento pedonale presso la rotonda dei Cappuccini, che già l'anno scorso era stata messa in programma, suggerita appunto dallo stesso quartiere. Dal lato monte, troppo vicino alla rotonda, appunto, ed è pericoloso, quindi conviene spostarla più a monte di qualche metro. Quello è l'intervento più semplice e più importante perché è veramente pericoloso. Un altro punto qualificante è l'attraversamento di Viale Vittorio Veneto da Via Volpacino, che è pericoloso in quanto la visibilità è coperta da alcune auto in sosta. Quali altre problematiche invece possono interessare il quartiere Centro-Sud a livello proprio di cittadinanza invece che magari di fruizione del traffico, delle strade? Sì, sicuramente il verde pubblico risente di una manutenzione precaria e non costante, poi c'è il problema appunto del traffico che a volte è troppo veloce su alcune strade, e anche queste rientrano nella segnalazione fatta al quartiere. Esistono anche delle altre problematiche relative alla sicurezza, ma non è drammatico in questo quartiere. È un quartiere dove si vive abbastanza bene, insomma, quindi direi che. La cittadina è sporca, in tutte le parti è sporca, a nessuno interessa, tutti buttano per strada, io esco col cane, ho il mio sacchettino, nessuno c'è il sacchettino, nessuno raccoglie, tutti soffiano il naso e buttano i Kleenex per terra, i pacchetti delle sigarette vuoti, i bicchierini, le bottiglie. Ritengo che la cittadinanza sia piuttosto scarsa in questo. Quando ero in comune, appena che c'era un ramadino sopra una curva, una curva, insomma la siepe, comunque si teneva sempre pulita. Adesso va bene tutto, viene giù le piante, nei marciapiedi, dove si gira a piedi, insomma, per me quella è una vergogna comunale. Qui mi sembra che sia messo peggio altri quartieri, se devo dire la verità. Nessuna problematica particolare che abbia notato io, no. Condizioni delle strade o del verde pubblico? Ma secondo me è discreto, non ho niente di particolare da dire in questa zona. Ci manca quasi tutto, cioè noi per spostarci e fare la spesa dobbiamo fare dei chilometri, insomma, per fare la spesa, non è. Sono anziane, insomma, non è che poi è troppo bello. E poi, insomma, una farmacia. E ci serve una farmacia qua che non c'è, ci sono le chiese sì, sempre lontano. Queste sono le cose che mancano, i negozi non ce ne sono. Qualche volta quando si stanziano qui gli zingari che lasciano le sporcizie, più che altro, questa zona qui, ecco. Sbucchetti nella catitoia, si puliva tutta la catitoia. Adesso andando giù qui, quando piove viene degli aghi di roba, capito? Io ho provato a frugare con un bastone dentro, ma è proprio pieno di fognature, che non c'era più l'acqua, capito? Poi c'è anche la bassa, però andando giù ci guardavo proprio anche l'altra sera, lì passando il cimitero, no, prima del cimitero c'era un pozzo d'acqua come di qui là, ci manca un sbucchetto che ci vorrebbe 2 minuti, con un badino, con una zappa, capito? Ci vorrebbe 2 minuti, capito? Hanno dato via tutta roba in appalto, tutto il cantoniere in appalto, tutto l'era. Sa che si fa signore? L'era.
l'ERA si fa signore, non il comune. Mentre invece per quanto riguarda la pulizia delle strade o del verde pubblico? Le pulizie delle strade, io sono, veramente non sono di Faenza, cioè io vivo qua perché c'è mio figlio, sono i miei figli, quindi le pulizie delle strade, bene, perché io sono napoletana, io ho detto tutto. Bene, bene, le pulizie bene, mantengono pulito, tutto quanto qua. Solo manca proprio i servizi, proprio manca. Ecco. È una, forse un quartiere troppo residenziale. Residenziale, troppo. Ecco queste. Bisogna mettere qualche cosa per. Alcune lamentele sono venute dai limiti di velocità, ovvero molte macchine, siccome ci sono rettilinei molto lunghi, non le rispettano. Beh, questo sì, questo in effetti, però io passeggiando a piedi, insomma, sui marciapiedi, questa cosa insomma, mi prende relativamente, insomma, quindi. Sì, sì, sarebbe opportuno, certamente sarebbe opportuno, perché non siano angherie fatte per un chilometro in più o in meno. Che non ci ritroviamo le multe per delle cose così piccole, certo. Bisogna verificare i sorpassi, cosa un po' problematica, credo. Questione sicurezza? In generale, oddio, se i vigili non li vedo molto spesso girare da queste parti, quindi però da quel che mi riguarda anche qui, insomma, non ci sono problemi, ecco. Non vedo gente strana in giro, ecco, quindi. Dicono che vengono i ladri nei garage, però a me non è successo, quindi non posso confermare, ecco. Ma dalle nostre parti, che sappia io, non mi pare che sia successo niente di importante. Il vandalismo qui non si è verificato, non si verifica molto del vandalismo, però la sicurezza esiste un po' come esiste dappertutto, ecco, penso. Si vive sempre sul chi va là, sperando che non capiti a te, che ti vengano in casa, eccetera, queste cose qui. Federico Lega per Faenza Web TV.